Grazie Presidente. Io voglio riallacciarmi a quanto ha detto precedentemente il consigliere Bordoni, le forti potenzialità del territorio di Ostia. L'ospedale Grassi è una di queste potenzialità e è appunto a favore di questa potenzialità che noi abbiamo prodotto questo atto. E la Regione ha approvato nel 2014 un atto, un decreto del commissario ad acta, con il quale sono stati riorganizzati i servizi della medicina di laboratorio nel settore pubblico, secondo un modello di rete. Questo modello prevede la coordinazione delle attività complesse, i laboratori di riferimento, i cosiddetti laboratori ad elevata complessità specialistica, e con funzione di hub. Attualmente ce ne sono 8 nella Regione, di cui 5 collocati sul territorio della città di Roma. Per essere uno di questi laboratori occorre avere determinate caratteristiche che ad oggi l'ospedale Grassi presenta, cioè avere dimensioni medio grandi o grandi, avere un repertorio analitico maggiore di 150 tipologie di base e complessi, avere un volume minimo di 2 milioni e mezzo di esami l'anno. Questo complesso ospedaliero le soddisfa quindi tutte ed inoltre negli ultimi anni è stato in particolar modo a seguito della razionalizzazione relativa al periodo del 2008-2010 ha effettuato numerosi investimenti e miglioramenti che lo hanno portato ad essere una struttura all'avanguardia ed un'eccellenza sul territorio. Quindi quello che noi andiamo a chiedere con questa mozione, e vi rileggo l'impegno, è di andare a considerare come questo ospedale possa essere un hub aggiuntivo, un laboratorio ad elevata complessità aggiuntivo ai 5 che adesso risiedono sul territorio della capitale. Quindi il nostro impegno è questo. L'Assemblea Capitolina impegna la Sindaca ad adoperarsi presso il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella duplice veste di Presidente della Giunta regionale e di Commissario ad acta, affinché nell'ambito della prevista riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici di analisi sia rivista la qualificazione del presidio ospedaliero Giovanni Battista Grassi, il quale, in ragione delle caratteristiche organizzative, logistiche, finanziarie e tecnologiche che lo connotano, rientra pienamente nei parametri previsti dalla normativa regionale perché si configura quale laboratorio ad elevata complessità specialistica con funzione di hub, anche al fine di non disperdere le risorse economiche, tecniche ed organizzative scaturite dalla riorganizzazione compiuta negli anni 2008 e 2010, continuando così ad assicurare elevati livelli di prestazioni non soltanto per i residenti del municipio Roma 10, ma anche per tutti i cittadini romani che, in ragione dello stretto rapporto che li lega al mare di Ostia, affluiscono in numero considerevole lungo il litorale ostiense nel periodo estivo, impegnando in misura significativa il presidio ospedaliero e il relativo laboratorio di analisi cliniche. Cioè, in buona sostanza, nella riorganizzazione di questo ospedale negli anni 2008-2010 sono state impiegate innumerevoli risorse finanziarie per poter poter potenziare questo ospedale e fare in modo che le analisi che vengono svolte al suo interno possano concludere l'iter, cioè proprio prima di ridare il referto agli utenti all'interno delle proprie mura. E quindi invece con la riorganizzazione fatta da Zingaretti come commissario ad acta, tutto l'iter di lavorazione delle analisi viene spostato al Forlanini, che però non ha la stessa capacità di offerta che ha il Grassi. Quindi noi riteniamo che possa essere inserito anche il Grassi come hub e come laboratorio di elevata complessità. Grazie. A lei. È iscritta a parlare.